Grazie Presidente, preannunciando il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, colgo l'occasione per fare un paio di precisazioni per rispondere a delle notizie apparse sulla stampa, evidentemente non completamente informata della realtà dei fatti. Dunque, questo ovviamente a beneficio sia del lavoro dei giornalisti che evidentemente hanno utilizzato fonti errate, ma anche e soprattutto poi chi è destinatario di servizi e diciamo, azioni dell'amministrazione in determinati contesti. Allora, mi riferisco in particolare alla notizia che avrebbe ha costato lo stanziamento di 100 milioni sul titolo secondo di cui ha parlato poc'anzi l'assessore per i piani industriali delle partecipate a un taglio corrispondente sui servizi sociali. Allora, innanzitutto qui c'è una confusione abbastanza palese perché i servizi sociali vengono finanziati tramite il titolo primo, la spesa corrente, mentre gli investimenti tramite il titolo secondo, cioè gli investimenti. Quindi già questo doveva sembrare strano ai lettori. Per confortare ulteriormente chi aveva immaginato di veder tagliati i servizi sociali, ricordo che nel 2019 la proposta iniziale, quindi quella a bilancio per il finanziamento complessivo dipartimenti di riferimento e municipi, era di 399 milioni e nel 2020 la proposta iniziale è di 453 milioni, cioè 54 milioni in più dell'anno precedente. Aggiungerei che nel 2016 il commissario Tronca, così siamo tutti tranquilli, aveva previsto uno stanziamento di 363 milioni complessivo sul dipartimenti e municipi. Quindi nel 2020 abbiamo uno stanziamento complessivo aumentato di circa 90 milioni. Quindi vorrei tranquillizzare chi aveva pensato che si era proceduto a tagli su questo importante e sensibile settore di chi ovviamente poi usufruisce di questi servizi. Sul fatto che si possa fare di più e si debba fare di più, ovviamente siamo tutti d'accordo e la politica è andata continuamente in questo senso e non credo che cambieremo atteggiamento rispetto a questa volontà. L'altra inesattezza che ho letto sulla stampa era una distribuzione equa sui 15 municipi, vale a dire importo diviso 15. Inviterei a vedere poi con calma gli stanziamenti che passano da stanziamenti di 10 milioni per esempio il secondo municipio a stanziamenti di 20 di quasi 21 per il decimo sulla parte dedicata ai servizi sociali per i municipi. Quindi anche quell'informazione ovviamente è stata tratta, non so da quale fonte, non completamente corretta. Quindi ringrazio ovviamente l'assessore. Ricordo che anche rispetto ai servizi sociali, in una commissione che si è tenuta, bilancio, che si è tenuta nella sala del Carroccio, è presente l'assessore alle politiche sociali e tutti i direttori dei dipartimenti direttamente interessati, dopo un'ampia e forse la più ampia e prolungata rappresentazione di tutti quelli che sono gli obiettivi, a mia sollecitazione specifica nei confronti dei direttori e dell'assessore sulle coperture di bilancio rispetto a quegli obiettivi che erano stati illustrati, non ho avuto nessuna espressione di preoccupazione o altro da parte né dei direttori né dell'assessore. Grazie.